a preparare una torta salata, salsiccia e friarielli, resa ancora più saporita dall'aggiunta della provola. Per fare la pasta brisée abbiamo bisogno di 400 g di farina, 2 uova intere, 180 g di burro a pezzettini freddo, 2 cucchiaini di sale e 4 cucchiai di acqua fredda. Per il ripieno invece ci serviranno dei friarielli che andremo a fare in padella con olio, aglio e peperoncino, un po' di sale ovviamente, e poi ci servirà della salsiccia e della provola. Parliamo di circa 300 g di salsiccia e 250 g di provola. Ovviamente fate un po' come volete, le quantità sono facoltative. La prima cosa da preparare è la pasta brisée, perché deve riposare circa mezz'oretta in frigo prima di poter essere utilizzata, e in quel frangente andiamo poi a preparare i friarielli e la salsiccia. Prendiamo la farina, uniamo le 2 uova, il burro a pezzettini freddo, quattro cucchiai, come vi dicevo, di acqua sempre fredda e 2 cucchiaini di sale. Lavoriamo inizialmente con un cucchiaio e poi continueremo a mano. Trasferiamo sempre su un ripiano. Io ho scelto di fare la pasta brisée, ma ci sta bene anche la pasta per pizza, quindi fate un po' come volete. Quando l'impasto risulterà bello liscio, lo andiamo ad avvolgere nella pellicola trasparente e via in frigo per 30 minuti. Adesso è il momento di occuparci del nostro golosissimo ripieno. Andiamo a cuocere i friarielli. I friarielli, vedete, sono la parte superiore dei broccoli, le cimette. Sono anche molto tenere, quindi in 10 minuti saranno anche già pronti, ed è un prodotto tipico della zona vesuviana. Allora, andiamo con olio extravergine d'oliva in un wok, bello ampio. Aggiungiamo l'aglio, potete prendere uno spicchio e schiacciarlo se non vi piace ritrovarlo dentro. Io ho quello secco, quindi lo faccio a pezzettini. Peperoncino. E cominciamo a rosolare prima la salsiccia. Tendiamo giusto un minuto e la mettiamo dentro sbriciolata, quindi tolta dal budello. A questo punto uniamo anche i friarielli, che io ho già sciacquato, quindi hanno anche un po' d'acqua all'interno. E copriamo con un coperchio. Togliamo il coperchio, controlliamo, aggiungiamo un po' di sale e un altro pochino d'olio extravergine di oliva. E la cottura qui è quasi ultimata. Andiamo a preparare la nostra torta salata. Ho tolto dal frigo la pasta brisée e ora andiamo a stendere. Sulla base del ruoto ho messo la carta da forno bagnata e strizzata, perché questa volta il composto all'interno è un po' più contiene un po' più di liquidi, quindi sarà troppo difficile poi da toglierla dal ruoto senza romperla. Invece con la carta da forno sarà tutto molto più semplice. Eccola qui preparata. Andiamo a stendere la nostra pasta brisée, sempre aiutandoci con il mattarello e con l'amido di mais.
procediamo per andarla a mettere nella forma. Ecco pronta la nostra base di torta salata. Andiamo a prendere il ripieno, i friarielli con la salsiccia, eccoli qui, ed uniamo la provola. Andiamo adesso a riempire la nostra torta rustica. Mi raccomando, se i friarielli hanno ancora troppo sugo sotto, prendeteli con due forchette e metteteli nella torta rustica, perché se andiamo a mettere troppo liquido tenderà a spugnarsi la base della torta e poi la fetta non verrà molto gradevole alla vista. Guardate già che bell'aspetto che ha. Ora ci toccherà soltanto ricoprirla e poi andrà in forno. Eliminiamo l'eccedenza. Per fare il classico decoro napoletano e sigillare ancora meglio la nostra torta salata, bagniamo un po' la forchetta nel bianco d'uovo e andiamo a premere in questo modo sui bordi. Una spennellata con il bianco d'uovo. E via in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 40-50 minuti. Ed eccola qui la nostra napoletanissima torta salata, salsiccia e friarielli. Anche per questa torta, prima di toglierla dalla forma, aspettate almeno un'oretta che si raffreddi e poi procedete. Andiamo a vedere il suo ripieno. Mamma mia, non potete immaginare che profumino! Pronta per essere gustata! Torta salata, salsiccia e friarielli. Per realizzare la pasta brisée abbiamo bisogno di 400 g di farina, 2 uova, 180 g di burro freddo, 2 cucchiaini di sale e 4 cucchiai d'acqua fredda. Per realizzare il ripieno ci serviranno 500 g di friarielli già puliti, 300 g di salsiccia, 250 g di provola, olio extravergine di oliva, aglio, peperoncino e sale. Siamo giunti alla conclusione della nostra puntata tutta napoletana dedicata a delle torte salate davvero squisite. Se le mie ricette vi sono piaciute le potete trovare sempre sulla pagina Facebook ed Instagram La Cucina di Casa Paturzo. Arrivederci al prossimo appuntamento.